Auguri di cuore a tutti voi, ai nostri elettori, un grazie, grazie, grazie per il sostegno ancora una volta dato all'Unione di Centro. Abbiamo fatto una campagna molto difficile, lo sappiamo, dove non si è potuto parlare dei problemi che riguardano gli italiani, quindi il nostro grazie è veramente, enorme nei vostri confronti perché ancora una volta avete dato la forza a noi di, restare in campo e di poter continuare la nostra azione cercando di rimettere al centro della politica le questioni vere del paese. In questo momento c'è tanta gente che non lavora, i giovani che non trovano occupazione, l'agricoltura che non è in crisi, le imprese che chiudono. Questa è l'Italia purtroppo vera che abbiamo davanti a noi, a cui dobbiamo dare delle risposte. Comunque a tutti voi veramente auguro, alle vostre famiglie auguro una serena Pasqua. E ci auguriamo anche che noi che facciamo politica, non solo noi, ma tutta la politica, rifletta in questo periodo di serenità e pensi veramente dal giorno dopo iniziare un percorso fatto di una politica che si occupi di questioni concrete e non di solo promesse, di solo fumogeni magari che vengono lanciati e che non servono assolutamente alla gente, agli italiani, alle persone, ai cittadini italiani. È questo che noi vorremmo che accadesse dopo questa pausa pasquale, riprendendo i lavori parlamentari e cercando di dare un contributo anche noi alla risoluzione dei problemi che riguardano la vita di tutti voi. Auguroni davvero di cuore a tutti voi e a tutte le vostre famiglie.